Buonasera, bentrovati. Vi chiederete come mai siamo in tre, quindi insieme a me, a Paolo Guiducci, c'è questa sera anche Stefano Rossini, soprattutto perché siamo seduti qua. Allora, la seconda domanda facilissimo, perché questa sera in realtà i giorni della Chiesa, ma non solo i giorni della Chiesa, escono perché ci vogliamo godere un documentario che è una produzione di Icaro TV in collaborazione con la Caritas diocesana, il documentario Quel che resta, in cui in modo anche molto poetico viene raccontato l'ultimo rapporto delle povertà di Caritas, ma anche e soprattutto vengono raccontati questi lunghi mesi di epidemia e l'impegno di Caritas. Perché invece siamo in tre? Perché in qualche modo da questa sera consegniamo il testimone. Stefano, non si può consegnare perché sai che non bisogna neanche toccare gli oggetti. Abbiamo le distanze, infatti. Simbolicamente, però, da ora in poi, quindi dalla settimana prossima, Stefano torna con il suo programma come se fosse facile, quindi ci piaceva, visto anche il tema tra ecclesiale e sociale, poter presentare insieme questa bella produzione di Icaro TV. Ma voi che avete seguito più da vicino il rapporto delle povertà, tu Stefano sei andato proprio alla presentazione fatta per la stampa. Cosa emerge quest'anno? Emerge sicuramente un anno un po' particolare, già come insomma viene fuori dal fatto che invece che uscire ad aprile il report è uscito a quasi fine anno, i primi di novembre, e ovviamente focalizzato attorno al Covid, che è un po' il fil rouge che lega tutte le storie. Emerge purtroppo che ci sono dei ritorni, persone che da oltre 5 anni non si recavano in Caritas, che sono tornate, quindi purtroppo un indicatore che dimostra che si può ricadere nella povertà, e purtroppo questa quarantena, questo lockdown ha proprio spinto la società in questa direzione. Un aumento, questo purtroppo è un trend che va avanti da alcuni anni, di italiani, quindi mentre prima la Caritas era un po' associata ai migranti, a chi è arrivato era un po' in difficoltà, adesso invece ne emerge che tutta la società è un po' sofferente. Quindi insomma uno spaccato che non è dei migliori e che lascia un po' anche con l'amaro in bocca, perché proprio alla conferenza hanno raccontato che i primi mesi dell'anno, gennaio, febbraio, c'era un po' di luce in fondo al tunnel, sembrava insomma di poter dire che alcune sacche di povertà stavano un po' diminuendo, invece purtroppo abbiamo fatto parecchi passi indietro. Paolo, c'è da dire che in tutto questo c'è un impegno profuso da Caritas che non solo è rimasto costante in questi mesi, ma si è potenziato, moltiplicato grazie all'aiuto di tanti volontari, ma anche ad una sensibilità diffusa nella nostra comunità ecclesiale. Centinaia di volontari e tante iniziative messe in campo dalla Caritas diocesana, ma anche dalle 54 Caritas parrocchiali e interparrocchiali, che davvero ha dato fondo a tutta la creatività e le risorse di cui sono a disposizione, perché i bisogni sono tanti. Ma ricordiamo che oltre ad essere arrivato in ritardo il rapporto per motivi Covid, è stata anche la prima volta che è stato presentato online, quindi un altro segno dei tempi. E così come i segni dei tempi sono state molte delle iniziative legate a questi mesi, che hanno visto dalle solite raccolte, solite tra virgolette, raccolte di viveri, anche a iniziative diverse, perché ci sono delle modalità diverse sia nelle richieste dei bisogni ma anche nella risposta ai bisogni. Quindi si è messo in campo davvero una macchina molto complessa e si stimavano circa 500 volontari attorno in questi mesi, e speriamo che possano continuare, perché ahimè, come già ha detto Stefano, ancora siamo, aggiungerei un altro dato tra quelli che già citava Stefano, il 5% di imprenditori. Anche questo è un dato che fa riflettere, perché oltre all'imprenditore, all'impresa, all'azienda, solitamente sono legate altre famiglie che sono poi quelle dei dipendenti, ma anche a un indotto, quindi è una catena purtroppo per nulla virtuosa. Come dicevate, è un tessuto che sta soffrendo. Io aggiungo, e questo invece lo dico come nota bella di questo periodo, è che anche i volontari, le Caritas, sia quella diocesana che quelle sparse nel territorio, hanno messo tanta creatività nello stare vicino alle persone, perché laddove mancava il contatto fisico sono arrivate tante piccole idee, comunque per far sentire la vicinanza, per dire la Caritas c'è. E in fondo quello che noi vi proponiamo adesso è un po' il frutto di questa creatività, il raccontare come le persone erano sempre al centro di ogni momento, di ogni iniziativa, di ogni azione
c'erano le persone con le loro storie, con le loro fragilità, con le loro solitudini, che si è cercato in qualche modo di raccogliere e di accompagnare. In questo viaggio del documentario Quel che resta, realizzato da Enrico Guidi e Marco Colonna per la struttura di Icaro TV, dai responsabili, rappresentanti della Caritas, ci accompagna una persona molto speciale, perché il filo rosso che fa da conduzione in qualche modo del documentario Quel che resta è quello di Alessia Canducci. Quindi anche un grazie proprio per essersi spesa così in questa particolare esperienza per lei, anche da artista qual è. Cosa dite? Ci mettiamo comodi? Siamo pronti. E allora ci ritroviamo subito dopo il documentario. Quando l'aria è tiepida, la notte sa di argento. La mia bambina ha una bambola e la sua bambola ha tutto. Il letto, la carrozzina, i mobili da cucina e chicchere, posate, scodelle e un armadio con i vestiti sulle stampelle in folla e un'automobile a molla con la quale passeggia per il corridoio quando le scarpe le fanno male. La mia bambina ha una bambola e la sua bambola ha tutto, perfino altre bamboline più piccoline, anche loro con le loro scodelline, chiccherine, posatine, eccetera. E questa è una storiella divertente, ma solo un poco, perché ci sono bambole che hanno tutto e bambini che non hanno niente. C'è una ballerina che cammina sulla fune. Quante sono le persone che non hanno niente? E chi si prende cura di loro? Che cosa può fare ognuno di noi per prendersi cura delle persone che non hanno niente? Queste sono alcune delle domande che muovono le azioni della Caritas diocesana di Rimini. E ora, in questo momento, che cosa sta accadendo alle persone che non hanno niente? E che cosa è successo nei mesi passati? Io sono Alessia e oggi vi racconto la condizione dei poveri a Rimini nell'anno 2019-2020, secondo i dati raccolti dall'Osservatorio della Povertà e delle azioni che la Caritas diocesana svolge per prendersi cura di loro. Vi racconto soprattutto che cosa in questi mesi è cambiato. Come interveniva la Caritas prima del lockdown di marzo 2020, durante e dopo, ovvero anche ora, in questo momento. Occhi bianchi, occhi, specchi per chi sta a guardare. Prima del coronavirus, in Caritas diocesana era attivo un centro di ascolto, aperto tutte le mattine e 3 pomeriggi alla settimana. Le persone potevano dormire una settimana o al massimo 15 giorni, farsi la doccia una volta alla settimana, ricevere indumenti una volta al mese, andare dal medico e richiedere farmaci gratuiti 2 mattine alla settimana, mangiare tutti i giorni seduti in mensa, grazie all'utilizzo di una tesserina. I dati raccolti dall'Osservatorio Caritas prima del lockdown erano rassicuranti. Al termine del 2019, i dati estrapolati dall'Osservatorio delle Povertà e delle Risorse registravano una diminuzione delle persone incontrate, ma un aumento dei passaggi. Quindi, seppur il numero dei poveri diminuiva, coloro che erano poveri lo erano in condizioni sempre più drammatiche e venivano a chiedere aiuto in modo sempre più frequente. Le persone che visitavano la Caritas erano calate da 1.700 a 1.450. Eravamo convinti che finalmente Rimini si sollevasse dalla povertà.
L'8 marzo Rimini viene dichiarata zona rossa. Non si può né entrare né uscire dal comune, eccetto per motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità. In breve, ci si è ritrovati così. Sospesi i nidi, scuole di ogni ordine, grado e università. Sospese ogni attività nei cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, scommesse, bingo, discoteche e locali assimilati. Sospese tutte le manifestazioni e gli eventi in luoghi pubblici o privati. Chiusi musei e biblioteche, parchi archeologici e complessi monumentali. Sospese cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Sospese palestre, piscine, centri sportivi. Ristoranti e bar aperti solo dalle 6 alle 18. Ai datori di lavoro pubblici e privati si raccomanda per i lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie o si incoraggia lo smart working. Il 12 marzo il Comune emana un provvedimento di divieto di accesso nei parchi pubblici della città e nelle aree verdi. Dal 23 marzo vengono sospese tutte le attività produttive, tutti i cantieri pubblici e privati, salvo interventi urgenti e opere pubbliche, e chiuse al pubblico tutte le spiagge, così come i lungomari e le aree adiacenti al mare. Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Si sono impadronite delle nostre vie, riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio. Si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari. Tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti, tutti, come quei discepoli che parlano a una sola voce e nell'angoscia dicono siamo perduti. Così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. Questa che vi racconto è una storia che parla di fragilità e disorientamento, ma anche di speranza, comunità e sorprendente generosità. Una storia agita da persone che hanno scelto di mettersi in gioco, remando insieme per aiutare chi una barca non l'aveva proprio. La Caritas diocesana, nelle prime settimane del lockdown di marzo, si trova a far fronte ad una vera e propria emergenza. È costretta a chiudere il dormitorio e il centro di ascolto, che viene fatto attraverso colloqui telefonici. Chiude le porte degli uffici e va in strada. Trasforma i pasti in mensa in pasti caldi da sporto. Amplia il servizio dei pasti a domicilio per gli anziani, il cosiddetto giro nonni, che diventa un servizio anche per coloro che, segnalati dai servizi sociali del Comune di Rimini, sono in quarantena oppure sono soli, poveri e appartenenti a categorie fragili che non possono uscire di casa per andare a fare la spesa. Ma mentre la necessità di avere la collaborazione dei volontari cresce, dall'11 marzo 2020 i volontari sopra i 65 anni vengono invitati a restare a casa in quanto soggetti appartenenti a categorie fragili e a maggior rischio di contagio. E allora vengono fatti appelli per reclutare nuovi volontari tra i giovani. E in una sola settimana Caritas diocesana riceve oltre 200 candidati per fare volontariato. Si organizzano turni e si sceglie di limitare il numero dei volontari per evitare ulteriori rischi di contagio dovuti a un flusso troppo alto di persone all'interno della struttura. L'altro solo io, gli altri siamo. Guarda gli occhi miei, lì ci trovo.
crea una vera e propria squadra di ragazzi, ragazze, uomini, donne che mettono a disposizione a titolo volontario il tempo, le competenze, gli sguardi, i sorrisi, l'entusiasmo. Questo servizio lo consiglio perché oltre a far del bene agli altri, fa del bene anche a noi. Sono venuto a portare le mie braccia per dare una mano a far da mangiare, proprio perché c'era questo bisogno. Una volta qui uno non porta soltanto le sue braccia, ho portato tutto quello che era la mia esperienza di cuoco, di vecchio cuoco, diciamo, e ho incominciato a collaborare con tutte le persone presenti in cucina per cercare di migliorare la situazione in cui ci ritrovavamo. Pronto? Fare del bene aiuta prima di tutto noi stessi, cioè è una cosa unica che bisogna provarla, non è una cosa, è una cosa, bisogna provarla. Poi qui ho conosciuto un ambiente bellissimo. Vengo qui perché penso che per costruire una società migliore si possa partire dai piccoli gesti e dal rendersi vicini alle persone più vulnerabili. Sono qui perché in casa non riesco a spendermi come vorrei, un po' per curiosità, un po' per questo fatto di sentirmi io per primo vulnerabile in molte situazioni. Sono venuto qui. La distanza si vince facendo magari capire che comunque c'è della gente che è pronta a dare una mano. Dare una mano diventa molto di più in realtà, diventa essere implicati, pensare alle persone, portarsele a casa nel cuore e nei pensieri e comprendere che no, non siamo isole e la distanza può essere colmata. Le storie si intrecciano e sorprendentemente si crea anche una rete oltreoceano, perché il bene moltiplica il bene. È il caso di Khaled, volontario che racconta dell'esperienza alla moglie, giornalista in una televisione nazionale tunisina, che parla in televisione della Caritas diocesana, ne parla al telegiornale. E in Tunisia un gruppo di persone prende spunto dal modello riminese per portare aiuto ai bisognosi dei villaggi vicini. Buon coraggio e buona continuazione. Con Italia, Rimini. Avete visto nelle immagini diversi momenti in cui si caricano le auto. Per andare dove? A portare i pasti a domicilio. Sì, anche i pasti a domicilio da gennaio ad agosto sono in crescita. A gennaio in media venivano servite 43 persone con pasti caldi a domicilio, mentre a partire da marzo il numero è cresciuto, fino a toccare il picco di 105 persone il 18 maggio e ha superato le 140 tra il 25 luglio e il 4 agosto. Portare il pasto a domicilio non solo agli anziani, poveri e soli, ma anche a coloro che erano positivi o in quarantena a causa del Covid-19 e non avevano nessuno che potesse assisterli. Da molti anni coordino un progetto dedicato agli anziani in cui vengono consegnati pasti a domicilio. Questo progetto va avanti grazie all'aiuto di molti volontari che dedicano il loro tempo alla mattina. Ed è importante per gli anziani perché sia dal punto di vista pratico, perché comunque ricevono il pasto tutti i giorni, sia dal punto di vista umano perché riescono ad avere la compagnia di questi volontari appunto tutte le mattine. Faccio il servizio civile in Caritas e il progetto che ho scelto è Giro Nonni per me. Mi fa tanto piacere di vedere i nonni ogni giorno, di fare un lavoro di squadra e è questo che mi piace di più. Nel lockdown, però, subentra un altro ostacolo. Non si può fare compagnia ai nonni in isolamento, bisogna evitare i contagi. E allora nasce l'idea dei messaggi in bottiglia. Rimini, 23 marzo 2020. Carissimo, carissima, da oggi, oltre al pasto, desideriamo essere vicini al tuo cuore. Abbiamo chiesto a tutta la popolazione riminese di scrivere un messaggio per te che sei a casa e ricevi il nostro pasto caldo, o che vivi per strada senza avere la possibilità di dormire con un tetto sopra la testa,
e di lavarti in modo dignitoso in questo tempo così difficile. La prima frase che ti dedichiamo oggi è scritta da Sara. Fuori dalla paura c'è un sole bellissimo. Ti siamo vicini, coraggio. Passerà anche questa. Buon appetito. Caritas diocesana. Carissimi amici, coraggio, resistete. La speranza mette radici anche nella roccia. Suor Elsa. Rimini 5/4/2020. Il mio pensiero vuole arrivare a te e sono convinta che è arrivato già, perché ti è appena nato un piccolo sorriso sulle labbra. Ecco, adesso è ancora più luminoso e grande. Irene, Associazione Sportiva, esplora. Non conta come sia ridotto il corpo o la mente, o il conto in banca. L'anima parla sempre ad un'altra anima. Con affetto, Luna. Rimini, 30 marzo 2020. Ciao, speriamo che tutta questa situazione passi presto, perché mi manca tanto la possibilità di incontrarti personalmente, di incrociare il tuo sguardo, di parlare con te. Maria Carla. Da marzo a giugno 2020 in Caritas arrivano centinaia di messaggi in bottiglia, grazie al volantino fatto girare sui social e sui giornali locali. I messaggi arrivano non solo da cittadini riminesi, ma anche da tutta Italia, perfino da Papa Francesco. Le risposte ai messaggi si leggono negli sguardi, nelle attese, nei piccoli gesti dei nonni che aspettano il pasto a casa. E ci arriva con le testimonianze di alcuni volontari che li hanno incontrati. Una delle esperienze più belle che ho fatto è stato conoscere un signore che purtroppo, dopo svariati tamponi per 45 giorni, è stato positivo. E tutti i giorni nel giro azzurro era il primo della giornata e quando gli portavamo i pasti era sempre pronto ad aspettarci alla finestra e ovviamente non potevamo entrare in contatto con lui oppure potevamo solo scambiarci delle parole. Lui dalla finestra ci salutava tutti i giorni e purtroppo ci comunicava che l'esito del tampone era ancora positivo e così e via dicendo, così per, come ho detto, 45 giorni. Ricordo ancora come se fosse oggi, il 27 di maggio, quando sono passato per portargli il pasto, era una giornata diversa perché lui era già sul terrazzo che mi aspettava e quando mi ha visto ha alzato le braccia e mi ha detto: ce l'ho fatta, ho sconfitto il virus, ora potrò fare del bene donando il mio plasma, potrò vedere i miei parenti e andare a ringraziare tutti quelli della Caritas. Ecco, quella lì è stata una giornata, penso, una delle più belle che ho passato in questa esperienza. Anche il servizio mensa viene rivoluzionato e diventa pasti da asporto. Ma vorrei raccontarvi di quante sono state le persone che hanno donato non solo messaggi, ma anche cibo. C'è un episodio divertente che in Caritas mi hanno raccontato che ha a che fare con 10.000 uova di quaglia che sono state recapitate il 20 maggio. Quante sono 10.000 uova di quaglia? E cosa fare con tutte quelle uova? Una frittata da 10 metri quadrati? Uno zabaione? No, alla fine hanno deciso di farle sode. O ancora un altro dono straordinario, il giorno di Pasqua, una bambina è arrivata in Caritas con una manciata di Smarties che le erano state regalate, ma siccome lei ne aveva già altre, desiderava donarle alle persone che potevano apprezzarle. E così, nei giorni e nelle settimane che passano in questo periodo di emergenza, si crea una vera e propria rete di persone e associazioni di volontariato che permette alla Caritas diocesana di fare fronte alle tante richieste di aiuto che arrivano da più fronti, dai senza dimora, dai cittadini, dagli sportelli sociali, dall'ASL, dalla prefettura. Sono innumerevoli le donazioni di alimenti, di prodotti per l'igiene, di mascherine, di denaro, che aiutano a coprire le numerose necessità emerse. Per non parlare delle reti di aiuto,
i ragazzi del team Bota, assieme al Rimini Rugby, alla Gesci, che hanno portato le spese a domicilio a coloro che non potevano andare al supermercato perché appartenevano alle categorie fragili. Il catering della Summer Trade, che ha preparato a titolo volontario pranzo e cena il sabato, la domenica e il lunedì di Pasqua. La Protezione Civile, la Gesci, la Papa Giovanni, i gruppi giovani delle parrocchie e i liberi cittadini che hanno aiutato nelle raccolte alimentari e nelle consegne di pacchi viveri a domicilio. E tanti altri. Una vera e propria rete di solidarietà per essere vicini a coloro che erano in una situazione di bisogno. Una rete unita, anche per resistere agli attacchi del virus invasore. Quando la fase 1 dell'emergenza sanitaria termina, il 18 maggio, la Caritas riapre con nuove misure, distanze di sicurezza, l'uso di guanti, gel igienizzante e mascherine. Il 28 maggio vengono organizzate le docce in Caritas su prenotazione e per rendere l'attesa e le misure di sicurezza meno gravose, la Caritas si inventa il progetto Cantando sotto la doccia. Lancia un appello a cantanti e cantautori per inviare canzoni da far ascoltare agli ospiti. E le proposte arrivano. Canto una canzone perché ritorni il sole. E canto una canzone perché ritorni il sole. E mi baci sulla fronte. E mi baci sulla fronte. E mi baci. E anche chi sceglie di venire a cantare dal vivo. Lui è Sergio Casabianca. La Caritas è un posto a cui io sono particolarmente legato, visto che sono venuto qua per la prima volta nel 1997 e qui per fare il giro nonni. L'ho fatto perché mi sembra una cosa importante. A volte è un problema che per noi sembra una cazzata a casa, no? Oh, c'è l'acqua, ta ta ta. Invece per molti ragazzi c'è dover fare la fila, oltretutto non ce l'hanno, l'acqua è fredda, l'acqua è calda, quindi la Caritas si sta adoperando per cercare di metterli le persone a proprio agio e quindi è una bellissima iniziativa, anzi invito le persone, i musicisti a mandare il loro materiale qui in Caritas, delle canzoni, poi sapete funziona così, quando i ragazzi che vengono a usufruire della Caritas, delle docce, staranno lì sotto, ascolteranno anche le vostre canzoni, quindi cercare di dare un momento di sollievo a queste persone, insomma, voglio dire, ne abbiamo bisogno tutti in questo momento, chi più chi meno, però diciamo persone sono più in difficoltà di altre. Forse ancora ti passi di te. A giugno terminano i messaggi in bottiglia e il centro di ascolto scende nel piazzale della Caritas. Due sedie, la barriera di plexiglass, mascherine, guanti e gel. Pur di ascoltare le persone, di far conoscere tutte le misure speciali messe in atto dallo Stato, orientare, incoraggiare e sostenere coloro che si sono trovati per la prima volta o ritrovati, dopo tanto tempo, in difficoltà. Anche l'ambulatorio medico riapre con la presenza di un medico e due farmaciste, visitando le persone attraverso un colloquio descrittivo dei sintomi e con la somministrazione gratuita dei farmaci. Questa, fin qui, potrebbe essere una bella storia di comunità, incontri, bene che genera bene. Ma c'è un ma. Questa storia non è completa senza gli altri protagonisti, che non hanno un volto, uno sguardo, una voce per noi che non li abbiamo ancora incontrati. I corpi, i volti, gli sguardi, li hanno solo per i volontari e gli operatori che fino ad ora hanno scelto di averne cura. Sto parlando di coloro che in questi mesi si sono rivolti alla Caritas perché da soli non ce la facevano. Sto parlando dei poveri e dei bisognosi, che sono in aumento e che dopo il lockdown sono aumentati esponenzialmente e che stanno aumentando ancora. Isabella è la responsabile dell'Osservatorio Caritas. Andiamo a incontrarla.
Ciao Isabella. Ciao Alessia. Eccoti, ti sei preparata con i dati dell'osservatorio. Ci racconti che cosa è successo in questo 2019-2020? Guarda, ti devo dire la verità, io i dati li ho preparati, ma qui sarebbero da preparare ogni giorno, perché purtroppo la situazione è in continua evoluzione e anche adesso se riparte questo semi-lockdown non lo so come andremo a finire. Ad ogni modo, guarda, ti posso raccontare questo, che purtroppo all'inizio dell'anno eravamo in una buona situazione, avevamo una media di 90 passi al giorno e poi siamo catapultati a 130 passi al giorno. Quindi la situazione è proprio difficile. Pensa, dal 1 gennaio al 31 agosto abbiamo incontrato quasi 1050 persone, di cui 3 su 10 non erano mai venute alla Caritas. C'è un aumento di italiani, un aumento di uomini che sono arrivati all'85% e un aumento di giovani tra i 25 e i 34 anni e di persone tra i 45 e i 55 anni. Ora ti racconto due storie così ci capiamo un po' meglio. E c'è un ragazzo che si chiama Marco, lui ha 20 anni, è venuto da Parma, è 2 anni che è a Rimini, aveva preso casa, la mamma pensa a Parma, si fa aiutare dalla Caritas di Parma. E lui qui era venuto per aiutare la mamma a lavorare negli alberghi. Ma l'albergo dove ha sempre lavorato quest'anno non ha aperto, per cui per la prima volta anche lui è dovuto venire in Caritas. Oppure c'è Paolo. Paolo è un imprenditore, Paolo era un imbianchino, aveva la sua ditta, la sua moglie con i figli, la moglie si è ammalata di tumore, lui la ditta l'aveva intestata con la moglie e non ha più potuto lavorare anche perché doveva assistere la moglie. La moglie poi ha iniziato ad avere un comportamento strano, a diventare irascibile, a non volere neanche più Paolo. Quindi lui cosa ha fatto? Ha chiesto i bonus dei 600 euro, li ha ricevuti, li ha usati tutti per lei e per i figli, poi data la situazione ha lasciato la casa e adesso ha dormito in spiaggia tutta l'estate. Mamma mia, ma ascolta, Paolo, così come l'altro ragazzo, sono nuovi della Caritas o sono dei ritorni? Ma ci sono stati anche dei ritorni e dei ritorni 7 persone su 10 erano già venute in Caritas. Ma la cosa grave è che il 20% non era mai venuto, cioè erano 5 anni che non tornava in Caritas. 5 anni vuol dire che era riuscito ad uscire da quella soglia di povertà, a trovare una situazione e invece è arrivato il coronavirus e patapam, è ritornato in difficoltà. E tra questi invece l'aumento è delle donne e delle persone tra i 45 e i 64 anni, quindi persone più adulte. E qui abbiamo anche degli stranieri, rumeni, senegalesi, ucraine, persone che sono arrivate in Italia nei primi anni 90, che alcune hanno anche la carta di soggiorno, la cittadinanza italiana, e niente, col coronavirus si sono ritrovate in difficoltà. Hai qualche storia? Anche qui sì, mi vengono in mente due donne in questo caso. Una donna che era 7 anni, che era in Italia, lavorava con un anziano, ma questo è stato spostato in una casa di riposo. Lei era fidanzata con un ragazzo italiano, l'ha trovato a letto con un'altra e così in 448 ha perso il lavoro, ha perso la casa e anche lei dopo 7 anni è ritornata in Caritas, dove era venuta solo la prima volta che era arrivata in Italia. E poi c'è invece Anna. Anna è peruviana. Lei ha avuto questa ulteriore difficoltà, che in Perù è morto suo fratello e la moglie e i figli di suo fratello sono stati affidati a lei. Ma lei, che lavora qui, ha perso il lavoro, quindi ha la preoccupazione non solo per la sua famiglia, ma anche per la famiglia del fratello morto. Quindi questo coronavirus fa strage dappertutto e ciò che accade dall'altra parte del mondo si riversa anche su di noi. Certo. Una cosa a cui ho sempre pensato nei mesi passati e anche in questi giorni, quando ci viene detto di rimanere a casa, no? Di non uscire di casa, di rimanere il più possibile a casa, ma a chi la casa non ce l'ha, cosa fa? Il tormentone "io resto a casa" per noi in Caritas era un pugno nello stomaco, perché io resto a casa se non ce l'ho la casa. E quindi sono state 630 le persone senza una casa da gennaio ad agosto. 630 non è poco come numero. Su Rimini è tanto. Esatto. E il 40% erano anche italiani.
E di questi 125 persone non erano mai state in strada prima. Quindi anche qui c'è un aumento di persone che dormono in strada. E voi come Caritas Diocesana vi siete attivati in qualche modo per queste persone? Ci sono stati dei segnali positivi? Guarda, più che altro ci sono stati dei segnali positivi, perché gli alberghi, i residence e gli ostelli hanno aperto le loro porte, hanno addirittura ospitato gente positiva al Covid. Noi come Gironnoni portavamo pasti nei residence dove c'erano persone positive al Covid, e le persone che sono venute da noi al centro di ascolto ci hanno raccontato che sono riusciti a pagarsi una stanza di albergo 300-250 euro al mese grazie al reddito di cittadinanza. Quindi mi viene da dire, una misura di aiuto che era stata fatta prima, no? In precedenza, quando non si sapeva del coronavirus, è stata un gran paracadute per queste persone che sono riuscite a dormire con un tetto sopra la testa, quindi almeno un segno di speranza, sennò sarebbero state molto di più le persone in strada, purtroppo. E in questa situazione in cui la povertà sta aumentando, ti chiedo, la pandemia ha colpito una determinata categoria di lavoratori? Allora, guarda, la cosa è che abbiamo incontrato dei lavoratori che non avevamo mai incontrato prima in Caritas. DJ, buttafuori, e un ragazzo che preparava la sangria, che faceva i party e che lui faceva le feste, e invece no, non le ha potute più fare perché non si poteva creare aggregazione. Ma guarda, recentemente una dog sitter, perché i cani era l'unica scusa per uscire, quindi ieri un pizzaiolo che mi diceva: guarda, io non ho mai avuto problemi a trovare lavoro, perché tanto la pizza, ma adesso dopo le 18 non puoi più fare da mangiare, e quindi anche io sono qui e sono a chiederti aiuto. Guarda, secondo me un grande problema sono stati i lavoratori stagionali, un po' perché alcuni alberghi non hanno proprio aperto, altri perché hanno aperto ma hanno aperto a luglio e con contratti spesso a tempo, a chiamata, e quindi non riesci neanche a raggiungere i requisiti per chiedere la disoccupazione. E quindi questa precarietà diffusa non ha aiutato a risollevarsi da una situazione che poteva magari già essere precaria prima. E poi sono ritornate le badanti perché alcuni anziani si sono ammalati, sono morti, sono stati trasferiti nelle case di riposo, perché loro stesse avevano paura di portare il Covid o perché le famiglie avevano paura a farle entrare, e quindi anche loro erano tanti anni che non tornavano più in Caritas e invece ci sono ritornate. E poi anche i lavoratori in azienda, perché comunque anche le aziende sono state colpite tra cassa integrazione, smart working, e non tutti sono riusciti a mantenere il proprio lavoro. Quindi diciamo che il problema c'è stato, ma abbiamo fatto un'indagine e questa te la voglio raccontare. A 277 persone abbiamo fatto delle domande specifiche relative al Covid. Allora, il 56% è venuto alla Caritas proprio per conseguenza del Covid, quindi non è poco. Gli altri avevano già dei problemi prima, ma il 56% per colpa del Covid. E tra questi che abbiamo intervistato, il 19% ci ha dichiarato che aveva un lavoro irregolare. Questo lavoro irregolare, noi lo sapevamo come Caritas che qui è diffuso la questione del lavoro nero, ma così specifico, 20%, non era mai venuto fuori. Avere un lavoro irregolare c'ha i suoi pro e i suoi contro, perché se è vero, magari l'ISE ti risulta più basso perché non dichiari niente, però nello stesso tempo non puoi chiedere alcun tipo di aiuto perché non puoi dimostrare che stai lavorando, non puoi chiedere una cassa integrazione se stai lavorando in nero. E quindi anche quello è stato un problema. E poi l'altro grave problema a livello burocratico è stato che è vero che lo Stato ha fatto delle cose bellissime, anche grazie all'aiuto di Caritas Italiana, il reddito di emergenza, i bonus per i lavoratori stagionali, i bonus per coloro che avevano una partita IVA, gli aiuti per i genitori, no? Con gli incentivi per le babysitter, eccetera. Ma accedere a questi aiuti non era così semplice, perché ci voleva l'ISE. L'ISE però quest'anno faceva riferimento ai redditi del 2018, e i redditi del 2018 di queste persone erano buoni perché lavoravano,
Quindi dovevano chiedere l'ISE corrente, ma l'ISE corrente non tutti i CAF e patronati li hanno fatti o sono stati in grado di farli in tempi tempestivi da far sì che queste persone riuscissero a chiedere aiuto. Quindi per assurdo le misure e gli aiuti c'erano, ma queste persone non sono riuscite ad accedervi per questioni burocratiche. E questo è un grave problema. Un grave problema, decisamente. Isabella, grazie. Di nulla. Cerchiamo di capire come continua questa situazione. È quello che mi preoccupa, che cosa ne sarà. Cosa dici, lo chiediamo a Mario? Chiediamoglielo a Mario, dai, almeno il direttore. Ciao Mario, tu sei il direttore della Caritas Diocesana di Rimini e a te quindi io chiedo che cosa sta accadendo adesso e se ci sono delle prospettive quali. Ciao Alessia, ma la domanda non è facile per niente. Cosa sta succedendo sembra di vivere un déjà vu. Penso che se un anno fa mi avessero detto che ci saremmo incontrati con la mascherina, distanti così, io l'avrei presi per folli. Invece siamo qui a raccontarci una storia che in qualche modo abbiamo già visto e che forse questo ci dà anche speranza. Papa Francesco, nella enciclica appena uscita nella Fratelli Tutti, racconta come nella parabola del buon samaritano noi delle volte possiamo essere i briganti, possiamo essere gli indifferenti, ma possiamo essere i feriti, ma possiamo essere anche il buon samaritano. La storia ci racconta che nei mesi in cui siamo stati chiusi, mesi tremendi, mesi in cui abbiamo avuto paura, non avevamo le cose per proteggerli, non avevamo le mascherine, non avevamo niente, non sapevamo come lavorare, avevamo veramente paura, ma avevamo voglia di aiutare quelle tante persone che bussavano le nostre porte, abbiamo imparato che c'è una comunità importantissima. Pensa che sono più di 500, e dico 500, le persone, le associazioni che nei modi più diversi ci hanno aiutato, dalla bimba che ci ha portato gli Smarties, a chi ci ha regalato tante uova, a chi ci ha portato dei soldi, a chi ha dato delle ore di volontariato, a chi ci ha chiamato, a chi ci ha mandato dei testi da mettere i messaggi in bottiglia, a chi ci ha mandato delle canzoni. Una comunità importantissima, una comunità fatta dagli enti locali, dalla regione, dalla prefettura. E questo mi dà tanta speranza. Mi dà tanta, tanta speranza perché vedo dei mesi faticosi, dei mesi in cui dovremo stringere i denti e dovremo riscoprire quel nostro essere comunità, che poi, devo dire, nella fatica è così bello. Perché sapere di poter contare sulle altre persone, sapere di poter appoggiarmi, fare una telefonata, è veramente una cosa bella. È quasi un peccato che ce ne accorgiamo solo quando abbiamo bisogno. Sarebbe bello che questa comunità, che nasce nella fatica, che nasce con questo microscopico virus che ci ha messo di fronte alle nostre fragilità, potesse veramente invece venire quotidianamente. Ti leggo una filastrocca di Gianni Rodari. Lui era molto sensibile al tema della povertà, come a tanti altri temi sociali. La leggo a te, ma la leggo anche a chi ci segue. Ho conosciuto un tale di Vignola, che aveva tre cappelli ed una testa sola. E girava, girava, per il monte, per il piano, con un cappello in testa, gli altri due, uno per mano. Un giorno che pioveva, incontrò un poveretto che in testa non portava né cappello né berretto. «Ecco», disse quel tale, «il mondo è tutto sbagliato. A me tre cappelli e a lui il capo bagnato». E andando per la sua strada, mentre fischiava il vento, quel signore con tre cappelli era molto malcontento. Ecco, Mario, secondo te cosa avrebbe potuto fare quel signore che aveva tre cappelli per andare per la sua strada? O l'altra domanda che mi viene in mente è: forse poteva essere meno malcontento? E questo lo chiedo a te, ma anche a chi ci segue. Ma assolutamente sì. Quando si sperimenta la generosità non è un modo di dire, ma veramente molto più quello che si riceve che quello che si dà. Purtroppo noi siamo abituati a guardare la punta dei nostri piedi, a guardare il nostro orticello, a guardare il nostro avere e non pensare che quel surplus che noi abbiamo può veramente essere un dono enorme per quella persona che non ce l'ha. E nel momento in cui mi rendo conto che io non ho tre teste, tre cappelli non le posso mettere, ma un cappello, magari ne tengo due perché così ne ho uno di scorta, ma uno lo posso donare all'altro, beh, io penso che quel calore che si sente nel cuore, quella sensazione, quell'emozione, che è un po' che fa da contraltare, no? Quell'indifferenza. E allora io penso che in questo momento siamo chiamati veramente a aprire il nostro cuore, aprire i nostri occhi, la nostra mente, perché
veramente anche il nostro vicino di casa, quello che abita nel nostro pianerottolo, nella palazzina a fianco, può aver bisogno. Noi della Caritas ci siamo, lo sapete, ci conoscete, se avete voglia anche solo di fare qualche ora di volontariato, oppure di sentirci, di capire in che modo poter essere utili, contattateci, perché veramente di quei tre cappelli ne moltiplicheremo 9, 12, 18, perché in Caritas si fanno miracoli. Grazie Mario. Chiuderei quasi ancora con una poesia di Gianni Rodari, che ci dice com'è difficile fare le cose difficili, e credo che questo momento sia un momento particolarmente difficile per ognuno di noi, e forse però possiamo anche pensare che per qualcuno è ancora più difficile. Ah, certamente. E siamo chiamati a fare le cose difficili. E allora lo dico non con le mie parole, ma con le parole di qualcuno che le sapeva usare bene. È difficile fare le cose difficili, parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare cose difficili, dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono liberi. Grazie Alessia. Grazie Maria. Desidero tanto che in questo tempo che ci è dato da vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana, possiamo far rinascere tra tutti un'aspirazione mondiale alla fraternità, tra tutti. Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato. C'è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com'è importante sognare insieme. Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c'è. I sogni si costruiscono insieme. Sogniamo come un'unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli. Papa Francesco. Bella mia gente, bella, quando ride è bella, la mia gente è bella. Gente bella, occhi bianchi, occhi specchi per chi sta a guardare lì per un applauso e nell'inchino a ringraziare.
lo avevo detto mentre stavamo guardando che non sareste rimasti delusi da questa prima serata di Caro TV. Allora, noi siamo giunti pressoché in conclusione, in realtà abbiamo la nostra rubrica del Vescovo, però prima di lanciare e di salutarci, Stefano, la prossima settimana inizi davvero, diciamo così, a parte questa serata bella che abbiamo fatto insieme. Con che cosa? Sì, la prossima settimana comincio, ci tengo a dire che in queste settimane in cui, come se fosse facile, ha lasciato spazio ad altri programmi di Icaro, comunque abbiamo raccolto storie come sempre e partiremo parlando di donne perché mercoledì 25 novembre, giornata contro di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, parleremo di quello perché abbiamo anche realizzato delle interviste con le ACLI, seguendo un loro progetto, le imprese delle donne. Insomma, cercheremo un po' di capire qual è la situazione del mondo femminile, focalizzata soprattutto sul mondo del lavoro, ma non solo. Paolo, una piccola parola anche a te per raccontarci il ponte di questa settimana. Riprendiamo quello che abbiamo appena lasciato, cioè il mondo Caritas, per dare un'altra notizia che va in questo solco molto importante, questo accordo stipulato fra ANCI e Emilia Romagna, cioè l'associazione dei comuni e la Caritas, appunto, con tutte le delegazioni della nostra regione, proprio per fare squadra in questo momento così difficile, così complicato. Questa è un'altra buona notizia. E invece una notizia un po' meno buona, che ci invita molto a riflettere, è quella che abbiamo toccato in prima pagina con la notizia riguardante la droga, perché è stato pubblicato il rapporto 2020 al Parlamento riguardante la droga. Il primo dato è che non ne ha parlato nessuno, già questo è molto significativo. I numeri purtroppo che emergono sono drammatici: 373 decessi nel 2019, ma soprattutto un numero enorme di consumatori, non soltanto di quelle che sono le cosiddette droghe leggere, che purtroppo tra l'altro vedono l'Italia al primo posto in Europa per consumo degli adolescenti, ma in generale anche di cocaina e di altre sostanze che portano alla tossicodipendenza. Sono numeri che poi anche nel nostro territorio trovano una collocazione simile. Ne abbiamo parlato con i responsabili della Papa Giovanni XXIII, che qui hanno 5 casi che si occupano proprio del recupero delle persone, e anche con i responsabili della struttura di San Patrignano. Un giornale anche questa settimana da leggere, anche perché oggi mi trovo in minoranza, perché Stefano Rossini ha questo doppio ruolo, Ponte e Icaro, per fortuna, diciamo che siamo uno e mezzo, sì, è sì. Quasi parità. Bene, noi adesso lasciamo spazio alla rubrica del nostro Vescovo, vorrei leggere la Bibbia, mi aiutate? Vi posso dire che in queste settimane, in cui anche la rubrica poi ha girato sulla nostra piattaforma Icaro Play, ma anche sui social, è stata una delle cose più viste. Questo ci fa piacere perché il Vescovo si è buttato a capofitto in questa nuova avventura. Tra l'altro, tra poco, ma questo non vi vorrei svegliare troppo, arriverà anche qualcos'altro, sempre firmato dal nostro Vescovo Francesco. Paolo, noi ci ritroviamo settimana prossima, anche noi avremo una bellissima puntata dedicata all'ecologia integrale, agli stili di vita, per cui insomma speriamo di tenere alta l'attenzione per poi passare il testimone a Stefano. Ora ci guardiamo la rubrica. Stefano, Paolo, ci rivediamo settimana prossima. Puntualissimi. Caro TV. Buona serata. Ora capisco la Bibbia. È una affermazione che prendiamo così come una sorta di espressione di entusiasmo, perché la Bibbia come libro cifrato comincia a parlare se noi appunto riusciamo a decodificare il linguaggio. Per questo bisogna fare molta attenzione ai cosiddetti generi letterari. Per cogliere il senso di questa espressione generi letterari facciamo alcuni esempi. Una lettera commerciale non comincia come una lettera confidenziale. Questa si apre con un carissimo, carissimo fratello, carissimo amico. Invece una lettera commerciale comincia all'aspettabile ditta, eccetera, eccetera. Il sottoscritto invia il proprio curriculum e via dicendo. Oppure se una conversazione viene introdotta con un come va e l'altro risponde bene, grazie, non è che
chi dice bene grazie che magari versa in brutte acque sia insincero, è semplicemente una espressione per esprimere un contatto. Facciamo ancora qualche altro esempio. Se io apro con un la sapete l'ultima, ci si aspetta una barzelletta, viceversa. Se invece incomincio con un c'era una volta Biancaneve i sette nani, non possiamo prendere alla lettera questa espressione c'era una volta, perché non c'era, è appunto una favola. Ecco, la Bibbia è fatta di 73 libri, si chiamano libri anche dei brevissimi testi, come per esempio la lettera di Paolo a Filemone, di San Paolo a Filemone, che è appena un biglietto, noi diremmo quasi un messaggino, lo stesso la terza lettera dell'Apostolo Giovanni, via di questo passo. Bene, questi libri sono stati catalogati, immaginiamo come se fosse una enciclopedia o una antologia fatta appunto di più scritti, sono stati catalogati e inclusi in tre grandi generi letterari: libri storici, libri profetici e libri didattici. Ma questa schematizzazione è molto ampia e anche abbastanza pericolosa, perché rischia di farci prendere, per esempio, i racconti della Genesi come dei resoconti storici, mentre non è questo il genere letterario. Lì non si vuole fare una cronaca di quello che sarebbe avvenuto nel paradiso terrestre. Il genere, niente paura, è mitico o mitologico, non nel senso che è tutto inventato, ma che è un modo per parlare del messaggio, delle origini, della storia, che ci fa capire come Dio, che aveva inventato questo universo senza confini, il giorno più bello di tutti creò le mamme, i babbi e i bambini. È una ricostruzione a posteriori, potremmo dire a ritroso, resa in un modo molto immaginifico, quindi non siamo nel genere di un verbale, per dire. Ecco, è molto importante quindi cogliere l'intenzione, perché ci sono, per esempio, dei talk show alla televisione di genere politico che mirano a colpire l'uditore, mentre un dossier punta a documentare, cioè ogni genere ha di mira una intenzione. Dobbiamo quindi tener conto del genere letterario del libro che noi stiamo leggendo, perché le saghe popolari sono dei racconti dei patriarchi che appunto non sono delle narrazioni storiche. Ecco, per questo la prossima volta sfoglieremo un po' di corsa un libro come quello del cosiddetto profeta Giona, che è interessante, che ci fa capire che questo Giona che entra nel ventre di un grosso cetaceo e poi viene risputato, possiamo dire così, sulla spiaggia di Ninive, non è una sorta di Pinocchio ante litteram, ha un significato molto profondo, ma non può essere catalogato, classificato tra i libri profetici. Ma questo lo vedremo con calma la prossima volta. L'importante, ripeto, è cogliere il genere letterario per arrivare poi a cogliere il messaggio, quindi analizzare il linguaggio per arrivare al messaggio, dal linguaggio al messaggio. Alla prossima volta.